Bella, bentornati a tutti ragazzi, questo è il quinto episodio della carriera allenatore con il Toro, la carriera allenatore giovani. Allora, sono qui, ringrazio tutti coloro, quei pochi che guardano questa carriera, ringrazio i tanti consigli che mi state dando per questa carriera, i tanti commenti, spero tanto e vivamente che anche in questo episodio qui sotto mi scriverete tanti tanti consigli. Allora, questa è la classifica marcatori, come potete vedere il marcatore più prolifico del Toro è Gabriel, che è uno dei tanti giovani appartenenti a questa rosa, questa nuova rosa del Toro. Allora, mentre per quanto riguarda la classifica, come potete vedere mi trovo in quarta posizione a 14 punti con 6 partite giocate con 4 vittorie. Come vedete sono a 14 punti, sopra di noi c'è il Milan e l'Inter con 15, quindi siamo tutte lì, e anche l'inizio del campionato. Andiamo avanti. Allora, c'è da affrontare il Carpi, quindi il Carpi andrò a simularla, ebbene sì, l'andrò a simulare perché almeno andiamo avanti in questa carriera, visto che siete già qua a fremere, siete già qua a dire Bubu, quando è che c'è il calciomercato? Io voglio vedere i giocatori che compri, perché io sono sfigato e io di conseguenza non conosco i giocatori e quindi ho bisogno che me li dici tu. Va bene ragazzi, intanto mi viene pure la voce rauca a fare voi. E quindi magari nella seconda sessione poi vedrete altri giocatori che mi sono segnato qua e là. Questa è la rosa che ho preparato. Intanto, come sempre, io non ve la dico più perché vabbè, ormai vi basta guardare mentre io parlo, perché altrimenti mi rincoglionisco. Allora, c'è un infortunio in allenamento, come avete visto, e andiamo ad affrontare simulando questa partita contro il Carpi. Vediamo cosa ne esce fuori. Allora, prima di tutto, ma subito così in gol. Quagliarella subito in gol, 1-0 per il momento. C'è Bubnic, che non è un mio parente, non lo so. E sbaglia il rigore Quagliarella, attenzione. 1-0 ancora per il momento. C'è anche il giallo per Mario Rui e il rosso da parte loro. 2-1 intanto, gol anche di Gabriel e il gol di Mbakogu, giocatore del Carpi. Finisce qua la partita, finisce 2-1 e di conseguenza arrivano altri 3 punti. C'è da fare faccio gli allenamenti e quindi vado a simularli e olle, dai, così voglio vedere dei miglioramenti costanti come quelli che sto vedendo da Derreschieta, l'uomo delle cranite, lui che sta facendo faville, sta giocando proprio calcio champagne. Allora, ci sono offerte per allenare la nazionale, c'è il Camerun, non mi piace il Camerun, se volete suggerirmi una nazionale scrivetemela qui sotto, scrivete di brutto, mi raccomando. C'è la crescita di Buzzware, visto che stanno andando in nazionale, di conseguenza io vado ad allenare altri giocatori, come per esempio c'è Zappacosta, ce ne sono veramente tanti di giovani. Per Zappacosta faccio supera il tuo uomo, mentre per un altro giocatore vediamo chi prendere. Io direi a questo punto Belotti, direi a questo punto creazione di occasioni, quindi un allenamento dedicato. Allora, bene così, guardate il nostro Buzz, guardate come sta salendo, grandissimo anche lui. E quindi va bene così. Allora, andiamo avanti, simuliamo ancora. E c'è il Milan. Il Milan però lo affronterò. Il Milan vado ad affrontarlo in campo, perché il Milan è sempre Milan, è sempre Milan. Del disi sempre. Vabbè, allora, direi di togliere Quagliarella. A questo punto metterei Gabbiadini e Gabriel come coppia d'attacco, che a quanto pare sono una nuova coppia. Al posto di Quagliarella, Maxi Lopez, c'è Gabriel e Gabbiadini, la coppia Gab. Quindi quasi chiamo pure come titolo di questa puntata la coppia Gab, che nessuno capirà, ma va bene così. Andiamo ad affrontare il Milan, subito scendo in campo.
Eccoci qua, stadio il nostro, che non è classico, però siamo in casa, c'è il Toro contro il Milan, squadra che arriva da difficoltà in Serie A, nella vera Serie A, e di conseguenza spero proprio che non sia incazzeta. Non deve essere incazzeta, perché altrimenti poi vado a perdere, non devo perdere. Allora, partiamo con Baselli, che la va a passare sulla destra a Dereschete. Buzz davanti per Mario Rui, attenzione, Mario Rui, passaggio per Gabriel, il numero 10 del Toro. Gabriel cerca di scavalcare, Gabriel, il passaggio che non va, la buttata, però la difesa del Milan è sempre molto attenta in questa occasione. Quindi Bate, Bonaventura, Luiz Adriano, attenzione, Bertolacci, scavalca tutti Bertolacci in mezzo, il tiro! Vaffanculo! Ragazzi, non me l'aspettavo. Cioè, ha tirato qua, l'ha intercettato Bruno Perez, ma questa rovescia di Mario Balotelli, ragazzi. Bravo Mario, 1-0 Milan. Ci sono io questa volta con Baselli, però c'è ancora in possesso palla il Milan. Siamo al tredicesimo, se non erro, sì, tredicesimo. E c'è ancora il Milan in possesso palla con Bertolacci. Ancora lui, Bertolacci, scavalca sempre tutti, Bertolacci! Volano gli stracci, Bertolacci. Va bene, ho preso il secondo gol, bene così, ha segnato. Chi è che ha segnato? Poli, se non erro, questo dovrebbe essere Poli. E ragazzi, già il secondo gol che piglio e non va per niente. Sì, Poli, non va per niente bene. E questa partita inizia un po' male. Bertolacci scavalca tutti. Guardate qua, Bertolacci, il passaggio è di prima intenzione. Poli va con il secondo gol. Milan 2, Toro 0. Quagliarella, la va a passare a Bruno Perez. L'1-2 con Quagliarella, dai così. Dai Quagliarella, sì, mi piace, è passato, va in fondo, bello il cross, di testa, Gabbiadini, Manolo, intanto comunque non vi ho detto che è entrato Quagliarella è entrato semplicemente perché si è infortunato Gabriel, sì, mi hanno infortunato Gabriel, è entrato Quagliarella, e meno male che è entrato Quagliarella, guardate qua, come scappa via, fa un bellissimo cross per Manolo Gabbiadini che va a fare il 2-1, gol del Toro, 2-1. Mario Rui in mezzo per Baselli, lo vedo, c'è Bruno Perez, dai, sì, 2-2. Mamma mia, tanta roba, Bruno Perez, 2-2, pareggiamo i conti contro il Milan. Bravissimo Bruno Perez, ma soprattutto bravissimo Baselli, che con questo bel passaggio, guardate qui come ha spiazzato la difesa del Milan. C'era anche Mexes che stava facendo il ballerino, guardate qua, era alla scala, guardatelo qua. E invece no, e ha preso gol. Quindi 2-2. Antonelli sulla fascia di sinistra per Bertolacci, sempre lui, Bertolacci, non riesco mai a fermarlo, Bertolacci, mannaggia lui, Bertolacci, e lo dirò sempre, Bertolacci, volano gli stracci. Allora, attenzione, perché c'è Jeremy Menez, no, il gol dell'ex, no, ha segnato Cerci, 3-2, combattutissima comunque questa partita, davvero combattutissima, non me lo aspettavo sinceramente, non mi aspettavo questo bel cross di Menez, ma questo colpo di testa che mi va a superare il giocatore, va a superare Mario Rui, e 3-2 da parte del Milan, gol dell'ex, gol di Cerci. Ultimi minuti di gioco, cerco il tutto per tutto, cerco almeno di pareggiare i conti, cerco di fare il 3-3, c'è Manolo Gabbiadini, la va a passare per Baselli sull'esterno del campo con Mario Rui che si accentra. Mario Rui sbaglia tutto, cosa cazzo mi fai Mario Rui? E niente, mi sbaglia il passaggio, però c'è Maximovic, finisce qua. Finisce 3-2, vittoria per il Milan, partita combattuta, va bene così ragazzi, non si può sempre vincere, di conseguenza accetto questa sconfitta. Nonostante i due bei gol che abbiamo fatto, ma soprattutto il bel gol di Mario Balotelli all'avvio di questa partita. Allora, io vi posso dire semplicemente che questa carriera continuerò a farla, e intanto io vado ad allenare i giocatori,
Continuerò a farla perché? Perché mi diverto. Perché, come vi dico sempre, se ci si diverte giocando, c'è un motivo per giocarci. Se non ci si diverte, che bellezza c'è? Veramente, ragazzi, che bellezza c'è. E quindi io, siccome mi diverto, continuerò questa carriera nonostante le pochissime view. Perché tutti guardate l'Inter, siete dei babbi di ciolla, guardate l'Inter. Inter! Guardiamo l'Inter perché l'Inter è l'Inter! O magari molti di voi mi dicono: no, a me non piacciono i giovani, non me ne frega niente dei giovani. Poi vabbè, se poi usate tutti i vecchi nella vostra carriera e poi dopo perdete, affaracci vostri. Però in ogni caso io vi mostro la carriera giovani con il Toro. Chi vuole vederla la guarda, chi non vuole vederla cazzi suoi, ragazzi, né più né meno. L'importante è che mi diverto io. Allora, che c'è qua? Che c'è? C'è Gabriel che è infortunato, come vi avevo già detto precedentemente. Quindi vado a mettere a questo punto Mister Quagliarella in attacco. Vado a mettere a questo punto però un Zappacosta in panca. E direi che va bene così. Direi che la rosa è praticamente fatta. Anche se io metterei a questo punto Angels. Proviamo Angels. Famosissimo Charlie Angels, guarda, perché è famoso, famosissimo. E quindi ragazzi, che vi posso dire di altro? Direi che la Lazio l'affronto, direi che scendo in campo contro la Lazio e speriamo di vincere come non è successo contro il Milan. Quindi sono pronto, sono in trasferta, maglia da trasferta, allora mettiamo quella nera, andiamo allo stadio. Eccoci qua, siamo in trasferta, siamo all'Olimpico contro la Lazio che si trova tra i primi posti della classifica. Ci sono gli ultimi tre gol di Rafael Morrison, come cazzo si chiama. E comunque chiamiamolo Morrison, come si chiama di cognome. Allora, Candreva sulla fascia di destra, la va a passare a Basta, Dusan Basta. Candreva per Parolo, attenzione, Parolo, il tiro. Vabbè, ma ragazzi, ho già preso gol, ma vaffanculo, sto dicendo il tiro, ho già preso gol. Ma che puntata è, ragazzi? Dopo 2-3 minuti prendo gol, ma come cazzo sta storia? So che sarete qua a dirmi: cambia la difesa, vai a 4. Sì, avete ragione, potrei anche andare a 4, ma voglio allenarmi con la difesa 3, con i due esterni larghi. Quindi troverò il modo, sono sicuro. 1-0 per la Lazio, va bene così, gol di Georgievic. Buzz la va a passare sulla sinistra a Zappacosta, vediamo cosa posso fare con Zappacosta. Si accentra Zappacosta, dai così, crossa la Zappacosta, crossa. No, no, posso tirare qua. Tira. Mamma mia. 1-1. Quagliarella. Ma fa culo, era fuori gioco. No, ragazzi, stavo giocando senza audio. E qua sono bestemmie volanti. No. Adesso mi sono distratto dal gol, non gol, che mi hanno dato. Non devo distrarmi, altrimenti mi fanno ancora gol. Ecco, esatto, mi fanno ancora gol. Ragazzi, che vi posso dire? Puntata scorsa le ho vinte tutte, tranne una, un pareggio. Questa puntata evidentemente le vado a perdere. E quindi la mia bestia nera sarà Georgievic. Mia bestia nera celeste, cosa devo dirvi con questa sua maglia? 2-0 di Georgievic. Lazio 2, Torino 0. Maximovic dalla destra, la vado a passare a Buzz per Acqua, entrato precedentemente. Acqua, attenzione, Acqua per Baselli. Dai Baselli, tirala Baselli. Niente da fare. Questo è gol? O è fuori gioco? È gol. Quagliarella questa volta va in gol. Ragazzi, non sono neanche contento di aver fatto questo gol, veramente, perché c'è bisogno di aggiustare un po' questo Toro e non va bene, quindi successivamente cambierò un qualcosina nel modulo. Gol di Quagliarella, ma ragazzi, direi di terminare questa partita, adesso ve la faccio vedere tutta, non farò dei tagli, penso. E quindi se vado a pareggiare tanta roba, se non vado a pareggiare vabbè, amen ragazzi. Vuol dire che perderò anche questa partita. Però cosa vi posso dire di altro? Vi posso dire che intanto nel mentre, anche con le sconfitte, i giovani crescono parecchio, soprattutto se segnano, anche se vabbè ha segnato Quagliarella.
e Maurizio in possesso palla. C'è Felipe Anderson per la Lazio, ma Buzz bravissimo, riesce a prendere la palla, la va a passare sulla sinistra, bello il passaggio, però c'è Manolo Gabbiadini che non riesce a prendere la palla, non riesce a tenerla più che altro. E c'è ancora la Lazio con Parolo che imposta l'azione da centrocampo per Klose, per Biglia, ok, 1-2, madonna, ma che Lazio è questa? Complimentoni a questa Lazio, mi sta dando più difficoltà rispetto al Milan. Calcio d'angolo dalla bandierina, c'è Candreva. Vediamo cosa fa. Allora, mamma mia! No, ragazzi, pure il terzo gol. Pure il terzo gol, niente, 3-1, partita veramente andata a quel paese, sarà anche che io sono un po' rincoglionito. Ma vabbè, ragazzi, qua Parolo spunta da tre giocatori, guardate qua, è spuntato da tre giocatori tranquillamente che erano lì a ballare, non si sa dove erano andati, saranno andati al celebrità, a Trecate, non lo so. Però comunque in ogni caso mi spiace per loro, 3-1, complimenti a questa Lazio. E meno complimenti ai miei giocatori che stanno giocando un po' maluccio. Finisce qua la partita, perdo 3-1. Vediamo se la prossima cambia, se nella prossima cambierà qualcosa. Ma sicuramente cambierà qualcosa, io già ve lo dico. Subito, eccolo qua, c'è il nostro Nacho, Kalecki Nacho, che ho messo titolare, quindi molto probabilmente farò anche altri cambiamenti. E comunque ci sono con Glick e Maximovic, con Bruno Peres in mezzo per De Araschetta, Belotti, quindi questa volta io ho messo in attacco Belotti e Ineaccio, come avete visto precedentemente. E poi ho messo anche nel suo ruolo naturale, come molti di voi mi hanno suggerito, ho messo De Araschetta, quindi dietro le punte come trequartista puro. Attenzione perché qua c'è Genoa che si comporta molto bene in questo momento nella difesa, e con De Maiola va a passare a Lazovic sulla destra. Cambio tutto. Così, no, stavo dicendo, cambia tutto il Genoa, cambia sponda e quindi c'è Perotti, Rincon, Ionito che ha sbagliato. E quindi Del Raschetta, c'è Nacho, il numero 12, che molto probabilmente magari cambierò, cioè nella seconda sessione cambierò il numero lui, magari se volete suggerirmelo, suggeritemelo. Perché molti a molti non è piaciuto il numero 12, magari lo darò al secondo portiere che acquisterò, che poi vedrete. A qua per Belotti, l'ha steso, è rigore, ve lo butto adesso, veramente, ve lo butto, c'è Izzo che va a stendere Belotti in area di rigore, guardate qua, guardate che bel baffo, no ma guardate il baffo di Izzo, ma quanti mi piace, merita il baffo di Izzo, cioè voi venite nella pagina P4 per dire che bei baffi ha Izzo, scrivetemelo, davvero che io sono contento. Dai Araschetta che va in gol, bella lì, De Araschetta, sempre un gol, ogni episodio, bravissimo, De Araschetta. Bruno Peres, attenzione Bruno Peres, e ancora giù Bruno Peres, è un altro rigore ragazzi, bella lì, c'è Santana che ci stende con una sua schitarrata, mamma mia, stende Bruno Peres, e quindi sì. E quindi sono pronto con Quagliarella dal dischetto contro Perin. Va Quagliarella, il tiro poco a sinistra, va in gol, due rigori, due gol. E Quagliarella non esulta perché non vuole esultare. Intanto c'è Kalecki Nacho che va a congratularsi con lui. 2-0 di Quagliarella, 2-0 Toro. Lazovic dalla destra in mezzo per Zemaili, la va a passare a Gapke, attenzione Gapke sbucato dal nulla, Gapke via la parata di Padelli, però c'è Santana, il tiro, bella la parata di Padelli questa volta. E mancano 10 minuti al termine, super giù di questo match, c'è Taxidis e Martinez, e chi è Martinez? Boh, non lo so. Comunque c'è anche a qua, c'è Baselli per Quagliarella per Nacho, dai Nacho per Quagliarella, ancora lui Quagliarella, cerco di scavalcare, non ce la faccio, però c'è la punizione che va a batterla, ma neanche la punizione prendi Nacho, mannaggia te. Quagliarella, il passaggio per sbagliatissimo per Glick che si trova in attacco. Cosa fai Glick? Cosa fa? Mamma mia, se la sta perdendo! No,
perdila. Cioè, ragazzi, rischiosissima da parte di cioè, questa cosa è stata rischiosissima da parte di Perin. Io non so perché ha fatto sta storia. Vabbè, c'è Lazovic, ora passare a Gapke. Colpo di testa, la parata di Padelli, che rinvia subito, la va a passare a Quagliarella per ancora Nacho, che non prende mai palla. Ragazzi, Nacho sinceramente è un po' una pippa, ragazzi. Io me l'aspettavo più forte, l'avevo provato, mi sembrava più forte, ma c'è tanto da allenare, tanto da allenare per Nacho. Siamo nei minuti di recupero e niente, quindi direi che ormai la situazione è andata, a meno che finisca come con la Roma, che finisce 4-4. Qua non penso finisca 2-2, perché siamo nei minuti di recupero. C'è Quagliarella, sa centro, Quagliarella! Niente da fare! Non va, riparte Martinez con Marchese! E va a prenderlo Glick. Glick abbatte il Marchese. Glick, vabbè. Ragazzi, qua è terminato l'episodio. Vi dico la verità, questo pezzo lo sto registrando extra. Perché? Perché sì. Perché sicuramente avrete visto che ci sono stati dei piccoli errori nel montaggio. Quindi, visto che ci sono stati questi piccoli errori, io vi aspetto nel prossimo episodio, dove partirò subito tra Juventus e Toro. Quindi ci sarà il derby. Veramente, ragazzi, io vi aspetto con tantissimi suggerimenti. Vi aspetto sia nella pagina Piquadro, sia qui con tanti commenti, sia con tanti mi piace, sia con quel cazzo che mi pare. Quindi, veramente, ragazzi, vi aspetto alla prossima. Ciao!